Ed eccoci bentornati, io sono Angelo, lo chef ludico. Oggi siamo di unboxing, come vedete, con una grande novità in uscita fra pochissimi giorni, la versione Marvel Edition di un grandissimo classico, ovvero Splendor. Gioco edito da Asmodee Italia della Space Cowboy per 2-4 giocatori dalla durata di circa 30 minuti per un'età consigliata 10 più. Un classicone. Leggero, veloce ed estremamente divertente. Andiamo a scoprire insieme cosa si nasconde all'interno della nostra scatola. A dopo! Bentornati. Andiamo immediatamente a scoprire. Facevo la figura, sai, quelli seri. Andiamo a scoprire insieme, a parte scherzi, cosa si nasconde all'interno della scatola di questa Marvel Edition di Splendor. Indubbiamente molte cose sono cambiate per quanto riguarda la sua parte estetica rispetto al suo predecessore. Chiaramente tutto fumettato e improntato sui personaggi della Marvel, che siano supereroi, che siano cattivi. Thanos qui non la fa molto da padrone, nel senso lo scopo del gioco è quello di riuscire a forgiare, a ottenere più che altro le gemme dell'infinito e a forgiare il guanto prima degli altri giocatori. Ovviamente Thanos sta lì che guarda e dice: vabbè, io che so fare, vabbè, tu c'hai già rotto le scatole abbastanza, per cui adesso lascia giocare un po' a noi, lasciaci divertire questo guanto dell'infinito. Per cui andiamo immediatamente a vedere cosa si nasconde all'interno del gioco e poi dopo faremo anche un piccolo mini tutorial per spiegarvi come si gioca. Alcune non sono cambiate tanto regole, diciamo, dalla versione, quella standard, quella classica che magari qualcuno di voi già conosce, però alcune cose nuove ci sono. Intanto vedete la cover, eccola qui. Ovviamente fumettosa, ce la lasciamo qua come promemoria. Il regolamento, oh, il regolamento devo dire che è veramente pesantissimo. Stiamo parlando di un regolamento di circa 2 pagine, per cui veramente, proprio, ragazzi, più semplice di così si muore. Ovviamente anche qui riprende la cover, lo aprite e andate a vedere esattamente le 2 pagine di regole. Essenzialmente veramente molto 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 facile, sono 2 regole. Il gioco veramente poi, dicevo, molto veloce, cambierà un po' il setup in base al numero di giocatori, se siete 2, 3 o 4 giocatori, però per quanto riguarda il resto, ovviamente il gioco è veramente molto semplice. Ci sono un po' di esempi, come vincere la partita, magari a vincere, io normalmente non le perdo sempre, però eccolo qua. Questo è il nostro regolamento, ce lo lasciamo da parte. Vediamo immediatamente quello che riguarda la prima fustella che troviamo. La grafica è deliziosa perché è veramente fumettosa, ma riprende proprio lo stile classico dei fumetti Marvel. Che cose belle che si vedono qua. Allora, cosa abbiamo qua essenzialmente per quanto riguarda la fustella? Abbiamo 4 luoghi che, diciamo, vanno a sostituire quelli che nel vecchio gioco erano i nobili, se non sbaglio. Poi abbiamo il guanto dell'infinito che ovviamente vi dirà esattamente come ottenerlo, quante pietre occorrono per forgiarlo e quanti punti dell'infinito, quanti punti vittoria in realtà servono per forgiare il guanto e per vincere la partita. Dopodiché abbiamo la testa degli Avengers Uniti, anche questa è una novità che è stata inserita all'interno del gioco, dove praticamente nel momento stesso in cui nelle carte che vedrete ci sono i simboli Avengers, quando ne avete 3 o più di queste carte, riuscirete a prendere questa carta che alla fine partita vi darà 3 punti. Questa è l'unica carta che però non rimarrà mai, diciamo, fin troppo in vostro possesso, perché nel momento stesso in cui qualcuno, qualche giocatore avrà più Avengers di voi, diciamo, nel proprio schieramento, a quel punto questa passerà di mano al proprietario del maggior numero di Avengers. Per cui è una cosa che è stata inserita nuovamente ed è molto molto carina come idea. Andiamo immediatamente a vedere, ecco qua, questa ce la mettiamo qua, il nostro gioco con tutto quello che c'è all'interno. Ovviamente tutti i vari gettoni che rappresentano ovviamente le pietre dell'infinito, le gemme dell'infinito e poi le nostre carte che sono inserite qui all'interno. Ma ci sono anche i gettoni della Shield che in realtà sono gettoni neutri, poi li vedremo nel tutorial come funzionano. Oh, andiamo a fare l'unboxing delle pietre, ovviamente, che stiamo a fare. Ok, qui
sono incastrate benissimo, cioè proprio addirittura sembrano incastrate all'interno proprio del guanto. Oh, eccoli qua, ce le prendo. Queste sono più facili. I gettoni verdi, che sono le gemme del tempo, e queste hanno un funzionamento particolare, ma anche questo poi lo vedremo meglio durante il tutorial. Eccole qua, tutte le nostre gemme a disposizione. Ve le metto qui così le potete vedere. Poi dopo le aprirò perché adesso sono chiuse, ma solo per farvele vedere. Ne manca ancora una. Eccola qui. E queste sono, le faccio vedere magari un pochino più da vicino. Queste sono quelle, le gemme del tempo, che ce ne sono solo 4, una per giocatore. E queste è possibile prenderle solamente in un modo, ma vedremo anche questo come nel tutorial. E queste sono quelle dello shield, i nostri gettoni dello shield che fungono da jolly. Ma andiamo a vedere le carte. Come nel suo predecessore, qui sono tre tipologie di carte, una per livello, per cui di livello 1, di livello 2, di livello 3. Ma andiamo ad aprirle e vediamole un attimino insieme. E poi partiamo immediatamente col setup e andiamoci a vedere un attimino come funziona il gioco. Allora, eccole qua. Vi faccio vedere, questa per esempio è una carta di livello 3, per cui una diciamo di quelle più importanti, di quelle più difficili da recuperare, però ha un costo elevato, ma vi dà la possibilità anche di fare tanti punti. Come vedete, come sempre trovate nella parte destra il costo in gettoni e poi trovate il simbolo dei due Avengers che vedete qui in alto, per cui questo è un doppio Avengers e vi dà la possibilità quando ne avete tre, come vi dicevo prima, di prendere la famosa tessera Avengers, eccola qua, Avengers Uniti. E poi abbiamo quello che vi dà di ricompensa praticamente, diciamo il vostro bonus, che è la gemma arancione. E poi come vedete qui vi dà i punti vittoria, che sono 3, i punti infinito, ma anche la gemma verde. Diciamo questa è una di quelle carte che vi fa ottenere la gemma verde, quella che ne potete avere solamente una per tutta la partita, e con questa poi insieme ovviamente alle altre potete forgiare il guanto dell'infinito. Andiamo a vedere altre carte, tipo, andiamoci a vedere carte, questa è una carta di livello 3, eccole qua, ve le metto qua davanti così le vedete bene, sposto un po', queste sono le carte di livello 3, ovviamente con molti personaggi, ma non ve li voglio far scoprire tutti, questo ve li dovete gustare nel momento stesso in cui poi vi andate a prendere il gioco, perché non vi farò troppo spoiler. Vi vado a prendere un altro personaggio per esempio. Madonna. No, vedete, sto a guardare le carte, ragazzi, sono veramente fantastiche. Andiamo a prendere un personaggio trash, trashone, veramente molto figo, ed è il Ghost Rider, eccolo qui, di livello 2. Questa, diciamo, sono carte di livello 2. Come vedete, anche qui c'è il costo in gettoni. La ricompensa, ovviamente, vi darà come bonus una pietra rossa, una gemma rossa, e questo è il costo in punti, per cui eccolo qua. Questo è il Ghost Rider, ma ce ne sono tanti altri. Non è un Avengers, come vedete non ha il simbolo Avengers. Ce lo mettiamo qua. Questo è di livello 2 e andiamo a vedere quelle di livello 1. A questo abbiamo subito un occhio di falco. Però vi voglio andare a prendere. Vabbè. Vi cerco qualcosa. Kingpin. No, vabbè, ragazzi, cioè, le carte sono meravigliose, fumettate così. Che ve devo dire? No, scusate se me ne sto godendo, non me le farò mai vedere perché sono troppo fighe. Belle, 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 belle. Assolutamente. Boh. Va bene, ragazzi, cioè questo è il gioco, ve lo dovete prendere solamente per i fumetti e per le grafiche delle carte. Io sto scialando come un bambino. Vabbè, dai, ve la faccio vedere una. Dai, vi faccio vedere Wasp. Eccola qua. Dopo le altre già me le sono spizzate, ma non ve lo dire, sono troppo belle. Ok, beh, chiaramente graficamente rispetto al suo predecessore, dove c'era solo il disegnino della gemma, poco più, queste chiaramente sono fumettate, sono belle. Qui trovate sempre il costo a destra per acquisire la vostra carta di Wasp, trovate la ricompensa in alto a sinistra e il costo in punti. E là, perché è un Avengers, per cui anche qui, quando ne avete tre, automaticamente andate a prendere la testa degli Avengers Uniti. Mamma mia che bello, cioè le carte sono veramente spettacolari, ve le metto qua, eccole qua,
sacco di altri Avengers. I gettoni sono robustissimi, ma esattamente come materiali rispecchiano molto anche quelli della vecchia edizione, per cui comunque c'era molta cura nel dettaglio e molta cura nei materiali, anche se poi il gioco in realtà come regolamento è molto semplice, molto veramente alla portata di tutti, ma i gettoni, sentite? Cioè, sono pesanti, sono fatti veramente bene, sono robustissimi e vi danno quel bel tocco di qualità che poi a noi ci piace. L'interno della scatola ve l'ho già visto, dove potete rimettere le carte e i vostri gettoni, per cui non ci resta a questo punto che andarci a vedere un mini tutorial di gioco per farvi vedere esattamente come funziona l'edizione Marvel di Splendor. Pochi secondi e di nuovo sto con voi. Tempo di preparare il setup. A dopo. Oh, e lo chef ha già apparecchiato per farvi gustare il setup di questa edizione Splendor, relegata praticamente a tutto quello che è il mondo della Marvel. Come funziona? Allora, vediamo un attimo esattamente come la vecchia edizione. Per cui andremo a mescolare i nostri mazzi di livello 1, di livello 2 e di livello 3, per cui li metteremo dal basso verso l'alto. Dopodiché andremo a prendere le prime quattro carte dal mazzo e le andremo a posizionare alla destra, ovviamente, del nostro mazzo, per cui quelle di livello 1, quelle di livello 2 e quelle di livello 3. Dopodiché andiamo a piazzare i nostri quattro luoghi, questi in base al numero di giocatori. In questo caso ho fatto il setup per quattro giocatori, per cui ci sono quattro luoghi. Se fossimo in due ci saranno due luoghi, se fossimo in tre saranno tre luoghi. Dopodiché ho messo, eccoli qua, i gettoni dello Shield, che praticamente sono dei gettoni grigi che valgono esattamente come jolly, poi lo vedremo un attimino. Infine ho posizionato il guanto dell'infinito con accanto le gemme verdi del tempo e poi, ovviamente, come vedete, anche la testa degli Avengers Uniti. Allora, la preparazione fondamentalmente è esattamente così come la vedete. Adesso dobbiamo capire un attimino e voglio spiegarvi un attimino come funziona il gioco perché in realtà è veramente molto semplice. Se giochiamo in 2-3 giocatori, ovviamente cambierà un attimino il setup, per cui ci saranno meno gettoni in gioco, le carte rimarranno comunque sempre le stesse. Come vi dicevo, ci saranno anche solamente un luogo per ogni giocatore, ovviamente, che parteciperà alla partita. Ma andiamo a vedere come si gioca, diciamo, quali sono le azioni che è possibile fare durante il nostro turno. Allora, di base, normalmente la partita la inizia sempre il giocatore più giovane. Ecco, per cui praticamente io sono fottuto perché giocherò sempre per ultimo, comunque non riuscirò mai ad iniziare una partita con Marvel Splendor. Vabbè, detto questo, che è un dettaglio, che cosa dobbiamo fare? Allora, in realtà abbiamo diverse possibilità. Possiamo inizialmente andare a prendere quelli che sono i nostri gettoni, per cui le nostre gemme dell'infinito. Nel nostro turno possiamo andare a prenderne fino a 3 di 3 differenti colori, come ho fatto io in questo momento. Questa è una delle variazioni disponibili che possiamo fare, per cui possiamo andare a recuperare e prendere 3 gettoni di 3 colori differenti, diciamo, dalla nostra pila, dal nostro stock di gemme dell'infinito. Allora, come altra azione, quello che potete fare è prendere sempre gettoni, invece che prenderne 3 di un colore differente, potete andare a prendere due colori. Due gettoni, scusate, dello stesso colore, per cui in questo caso prenderete due gettoni con le gemme viola, ma dovete sempre stare attenti perché quando fate questa azione sotto devono rimanere almeno quattro gettoni di quel colore, altrimenti non potete farla. Ricordatevi, prendete due gettoni, eccoli qua, prendete due gettoni dello stesso colore, ma sotto devono rimanere sempre almeno quattro gettoni. Questa è la seconda azione che potete fare. Ok, adesso passiamo alle carte personaggio. Possiamo attivare le nostre carte personaggio, cioè quelle che vedete all'interno dell'area di gioco, in due modi differenti. Ovvero prenotando una di queste carte personaggio. Prenotare una carta personaggio significa che non la giocate immediatamente, cioè che non la pagate in gettoni, ma la prendete semplicemente, tipo mi vado a prendere il Ghost Rider che abbiamo visto prima, eccolo qua, e ce lo andiamo insieme a questa a prendere anche un gettone della Shield, per cui questo lo metteremo
accanto al nostro tavolo, comunque ce la terremo in mano, perché potremmo comunque giocarla in un secondo tempo, per cui andare a reclutare quel personaggio in un secondo tempo. Come sempre, ovviamente, questo è valido per qualsiasi tipo di scelta che fate, lo potete pescare non solo ovviamente dall'area di gioco, ma anche dalla prima carta del mazzo, per cui quando prenotate una vostra carta, un vostro personaggio, senza ovviamente farlo vedere ai vostri avversari, ma l'importante è che poi rifillate sempre l'area di gioco andando a prendere un nuovo personaggio e andare a coprire ovviamente quella che c'era in precedenza. Ok, adesso andiamo a vedere invece come si recluta un personaggio, che è l'ultima scelta che abbiamo a disposizione. Ovvero andiamo a scegliere uno dei personaggi che sono in gioco, che ci interessano, fra il livello 1, il livello 2 o il livello 3, e andiamo ad acquistarlo proprio, cioè andiamo a reclutarlo per metterlo fra le nostre fila dei nostri supereroi o dei nostri anti-eroi. In questo caso abbiamo il Ghost Rider, a me mi piace quello. Eccolo qua, ve lo faccio vedere. Come vedete ha un costo in gettoni, ovvero due gialli, quattro blu e uno viola. Per cui me lo andrò a prendere. Me lo metterò da una parte e andrò a pagare il suo costo, per cui due gettoni gialli, eccoli qua, poi li vado a rimettere ovviamente sulla pila, i quattro gettoni blu, eccoli qua, e il gettone viola. In questo caso io avrò reclutato il nostro Ghost Rider e di conseguenza avrò a disposizione, come vedete, dal turno in poi, il bonus della gemma rossa che mi andrà scontata nei prossimi acquisti. Ecco qua, non so se lo vedete, e i due punti dell'infinito. Per cui già iniziamo ad accumulare punti, iniziamo ad accumulare gemme che ci serviranno poi per acquistare altri personaggi, per reclutare altri personaggi, per arrivare ovviamente al nostro obiettivo, che è quello di forgiare il guanto dell'infinito con le 6 gemme. Altra cosa molto importante, mi raccomando, non potete accumulare tanti gettoni, perché comunque il limite è sempre tarato sui 10, per cui quando ne avete più di 10 sarete costretti comunque a rimetterli a posto. Adesso io li rimetto a posto tutti, ma comunque ricordatevi di tenere il conto dei gettoni che avete, perché i 10 è il massimo consentito dal regolamento. Scarterete la differenza del vostro turno se non li avete utilizzati, ovviamente alla fine del vostro turno. Andiamo a vedere come funzionano i luoghi. Andiamo a prendere questo qua, che è l'ovunque. Questo vi darà 3 punti infinito, che non sono comunque pochi per arrivare a 16, e nel momento stesso in cui alla fine del turno avete reclutato delle carte con 3 gemme rosse, 3 gemme blu e 3 gemme gialle, automaticamente potrete andare a pescare questa tessera e ottenerla praticamente fino a fine partita con questi punti che vi serviranno per raggiungere i 16, che sono quelli minimi per ottenere la vittoria. Ma vediamo anche come funziona il nostro gettone grigio dello Shield. Questo semplicemente, come vi dicevo, lo prendete quando decidete praticamente di prenotare una carta e lo potete utilizzare come jolly, per cui lo potete scartare per un gettone di un qualsiasi colore a vostra scelta. Per quanto riguarda la tessera degli Avengers Uniti, eccola qua. Questa funziona in questo modo. Come vi ho fatto vedere, alcune carte hanno il simbolo degli Avengers, per cui hanno uno o due simboli Avengers addirittura, per cui nel momento stesso in cui nel vostro pool di supereroi avete almeno tre simboli Avengers Uniti, andate praticamente a prendere questa carta. Ma non rimarrà sempre vostra, perché se qualcuno supera quell'ammontare di Avengers, per cui se ne voi venite tre, un altro giocatore ne avrà quattro, automaticamente questa tessera passerà di mano in mano, fino ovviamente al finale della partita, e questa tessera vi darà esattamente 3 punti infinito. Allora, riguardo al bonus, vediamo questo esempio. Allora, io qui ho per tre personaggi, ovviamente, che già a parte mi danno 4 punti per il finale di partita, ma mi danno la possibilità di avere a disposizione una gemma gialla, una rossa e una viola, come vedete, per cui potrò andare a acquistare la prossima carta scontando ovviamente le gemme di quella tipologia di colore. In questo caso ho scelto di andare a prendere, che sono abbastanza figo, ed è abbastanza figo, ho scelto di andare a prendere Thor, che come vedete costa 3 gialle, 3 blu, 3 rosse e 5 viola, per cui andrò a scontare quelle che già avevo in precedenza e le pagherò ovviamente meno, per cui pagherò una gialla in meno, una blu in meno e una viola in meno. Però ovviamente poi pagherò tutto il resto con i gettoni che ho a disposizione. In più Thor, come vedete, mi darà sempre a disposizione una gemma rossa, due simboli Avenger che mi daranno la possibilità
quando ne ho tre, di andare a pescare la carta degli Avengers Uniti, ed infine, oltre ai 3 punti, anche la famosa gemma verde. Questa è l'unica ricompensa che potete avere attraverso queste tipologie di carte che sono di terzo livello. Per cui attraverso Thor potete andare a reclamare e a prendere la vostra gemma del tempo. Eccola qua, che è unica per ogni giocatore. Come vi dicevo, ogni giocatore, perché di gemme verdi ce ne sono 4, ogni giocatore ne può avere solo ed esclusivamente una che rimarrà sua per tutto il resto della partita. Ma essenzialmente voi mi direte: ma come si vince a sto gioco, a Marvel Splendor? È molto semplice. Il finale della partita si attiva nel momento stesso in cui un giocatore riesce ad attivare ovviamente questa carta, questa tessera, ovvero nel momento stesso in cui il giocatore ha almeno, dico, almeno 16 punti infinito, un bonus per ogni colore e il gettone verde, automaticamente fa concludere la partita. Oddio, bisognerà concludere il round. Comunque, se alla fine del round ci sono altri giocatori che eventualmente hanno superato i 16 punti e hanno anche loro tutti i bonus corrispondenti, a quel punto si andrà a controllare il giocatore che avrà maggior punti infinito e quello sarà il vincitore. Altrimenti andremo a calcolare, diciamo, la vittoria in maniera diversa, ma questo poi lo vedrete da regolamento, non ci andiamo a dilungare troppo. Sappiate che comunque per vincere dovete realizzare almeno 16 punti infinito ed avere tutte le 6 gemme, ovviamente, dell'infinito per forgiare il guanto. Eccoci qua, siamo arrivati ai saluti. Spero che questo unboxing con mini tutorial annesso vi sia piaciuto. Nel caso fosse così, mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per avere sempre gli aggiornamenti dei video in uscita e lasciate anche dei commenti. È importante pure quello. Voglio ringraziare ovviamente Thanos, volevo dire no, voglio ringraziare Stefano del Blasone Shop, che è sempre grandissimo, sempre disponibile, per cui andatelo a visitare nel suo store, dove non trovate solamente Splendor Marvel, ma trovate tantissimi giochi, giochi di ruolo, collezionismo e modellismo, per cui fateci un salto, mi raccomando. Come sempre trovate il link con il 10% di sconto, con il codice Amici dello Chef per acquistare la vostra copia di qualsiasi vostro gioco, compreso anche questo, mi raccomando. Per cui io vi ringrazio di nuovo, grazie dallo Chef e noi ci vediamo al prossimo unboxing o al prossimo gameplay, che guarda caso sarà proprio quello di Marvel Spread. Per cui alla prossima, grazie dallo chef, a presto. Ciao a tutti!